Salve a tutti ragazzi e bentornati su Guido su Server 2 con Nevs. L'appuntamento settimanale che la settimana scorsa non c'è stato. Non è così settimanale dopo tutto come appuntamento. No, in effetti no. Beh, però potremmo sempre fare un appuntanaso. Legge. Allora, prima notizia: Game Boy Zero, il Game Boy del futuro per i nostalgici. Leggiamo. Da un'idea di un brillante utente di Reddit, tale Wermy42, è nato Game Boy Zero, il Game Boy fan-made che ti permette di giocare i titoli NES, Super NES e Game Boy Advance incluso. Esso presenta il case del classico Game Boy, ma presenta varie modifiche al suo interno. È alimentato da un chip, il Raspberry Pi, che permette alla scheda di nuova generazione di emulare i vari giochi. La modalità... vaffanculo. La modifica riguarda anche l'aggiunta di ulteriori tasti, che vengono richiesti dalla grande maggioranza dei giochi di generazione successiva. È dotato inoltre di un caricatore USB, così non vai con le batterie, che è una gran cosa, uno schermo migliorato e a colori, una batteria molto più duratura di un'uscita HDMI, qualora si volesse giocare i titoli su uno schermo più grande con una grafica di merda che tutti possiamo ben immaginare. Cesare Conti, Akakin Bonegio. Scusa un attimo. Non è possibile. Hai letto male sicuramente. Perché? Le mancano i cazzi qua, dove stanno? È vero, Kim Bonegio. Kim Bonegio. Che sta succedendo? Vabbè, quindi Game Boy Zero hanno fatto un sacco di console portatili che in qualche modo ci danno la possibilità di giocare a titoli del passato. Quindi questa è una delle tante. È un'ottima idea, considerando che anche il mio smartphone, scaricando la giusta app, può fare questa. Serve davvero? No, perché però c'ha la scocca del Game Boy vecchio. Però c'ha dei tasti nuovi, delle robe nuove. Non lo so, a voi piace, fatecelo sapere, perché se noi sembra una cazzata grossa come una ca. Giocateci col Game Boy vecchio, tanto adesso si trovano ai mercatini e lo sa, 10 euro. E non sono come le console di nuova generazione che le tieni 3 mesi e poi si friggono. Io c'ho il Game Boy Color, il vecchio Game Boy Color, ancora lì. L'ho sbattuto, è cascato, c'ha le pile dentro che fanno l'acido, ma lui si accende, è un caterpillar. No, in effetti sono quelli che indistruttibili, quindi tornateci sul Game Boy, non andate avanti. Come Sony, creato gamepad per giocatore affetto da paralisi cerebrale. Però giustamente io questa sulla paralisi cerebrale devo leggere io, perché dopo... E infatti dopo già stai sorridendo, che cosa cazzo ti ridi? È una cosa seria. No, perché dicono sempre poi, Redez, non hai un cuore. No, non è vero, non guardate è... il sorriso di quest'uomo non appena ha letto paralisi cerebrale, gli è venuto un sorriso proprio a 32 denti, e forza. Non è vero, mannaggia. Non è vero. È da ridere, non vai, so mai... vai cinico di sono una merda. Il team di ricerca e sviluppo della Sony, cerco di essere più serio possibile ma non credo che ci riuscirò, può contare su un organico tanto capace quanto disposto ad aiutare il prossimo. È seria la questione. A lui, se gli dici Shoah, si fa delle risate. Vai a fare in culo, porco. È quello che possiamo evincere dopo essere stati messi al corrente di quanto accaduto ad un malato di paralisi cerebrale. E detto così a poco. Si fa seria la cosa. Mannaggia la puttana. Non è colpa mia, non Vai. Sono un bastardo. Leggi. Ma perché ho... È arrivato ad un malato di paralisi cerebrale. Malato di paralisi cerebrale. Vedi che c'ho pure io problemi. Come l'hanno scritto? Cerebrale. Pure. Beh, uno per forza ride perché ti scrive, ma forza. Che ha scritto alla Software House per poter migliorare la propria esperienza di gioco con PlayStation 4. Nello specifico, il gamer ha contattato. No, niente. Ha contattato la Sony per se mi vengono cose brutte in mente. Io non ci posso fare niente. Io sono una persona cattiva, niente. No, non è vero. Ha contattato la Sony per segnalare che a causa delle condizioni in cui si trova, gli capita spesso di attivare erroneamente il touchpad del No, stiamo ridendo per altre cose. Della PlayStation 4. Mettendo di fatto i giochi in pausa. Poverino. La Sony ha preso a cuore la questione e, dopo aver avvisato il giocatore che presto avrebbe ricevuto a casa una sorpresa, ha sviluppato un
joypad appositamente per far fronte alle sue esigenze. Dopo aver disattivato il touchpad, infatti, il team di sviluppo ha inserito sul retro del controller un apposito tasto con le medesime funzioni. Tutto è bene quel che finisce bene, quindi è ora Peter Birn. C'ho la paralisi cerebrale oggi. Cerebrale, mi raccomando. Perché c'è scritto cerebrale, non cerebrale. Tutto è bene quel che finisce bene, però potrà continuare a vivere la propria passione senza particolari problemi. Marzia Armoni di Pagane. Marzia, la prossima non le scrive queste cose toccanti, per cortesia. Allora, ma avete sentito il cinismo? Ha sentito uno paralisi subito e è toccato così. Forza. Ma io non lo so, ma perché ma non ridi? È colpa mia, cerebrale. Allora, ascolta, allora, aspetta, dobbiamo parlare della notizia qua importante, perché Sony, a me il touchpad sopra al cazzo che ti frega non mi è mai piaciuto. Perché non lo metti anche nel mio joypad sotto? Perché non ti piacerebbe neanche sotto. Utile. In realtà la PlayStation Vita c'ha un touchpad rear, utilizza non serve a un cazzo. Non è vero, è stato utilizzato da... Comunque ci sono dei giochi che in potenza potrebbero utilizzarlo. È stato no? utilizzato dai giochi per bimbi, sì. Che tu praticamente da sotto gli buchi il coniglietto e gli lanci la palla più lontano. Vai a sgrillettare con da sotto. Non si sa, vabbè. Però quel touchpad sopra, oggi per esempio, anzi ieri, stavo mettendo la password alla PlayStation 4. Ok, mi dici come devo fare a spostare col touchpad per andare a recuperare le lettere? Faccio prima col joypad, giusto? Col pad del joypad, col joypad, stick pad. Per fare le cose velocemente buono solo lo stream controller, questo l'abbiamo visto, ci si scrive da Dio con quello. Però insomma sotto potrebbe essere un'idea. Sì, come la PS Vita tra l'altro, idea che hanno già avuto. Comunque, Nintendo licenzia impiegata dopo campagna di diffamazione. Sapete cos'è una campagna di diffamazione? E quando voi volete fare una passeggiata e tutti i contadini dai due lati ti fanno: lei è una testa di cazzo, lei è una... Capito? La campagna di... E a me mi viene da ridere perché vedo lui ridere, ma non sto ridendo per la battuta. Cioè, sia chiara questa cosa. E bello che c'è gente lì fuori che si sta chiedendo perché stai ridendo. Allora, dopo mesi di molestie sulla rete e polemiche, voilà, Nintendo ha finalmente ceduto alla pressione dei forcaioli della rete, licenziando la PR Edison Rapp a causa del proprio credo femminista. La campagna di diffamazione iniziata l'autunno scorso dal sito fascista The Daily Stormer, il tempestaiolo giornaliero, lascia a bocca aperta per la ferocia con cui è stata condotta. Fra i lusinghieri complimenti a Rapp riportiamo cancerogena e puttana femminazzi piena di piercing. Però l'accusa iniziale rivolta alla femminista responsabile solo del reparto marketing di Nintendo Treehouse è di essere responsabile delle rimozioni di contenuti considerati inopportuni per il pubblico occidentale nella localizzazione dei giochi Xenoblade Chronicles 10 o X e Fire Emblem Fates, che non so che cazzo sia. Perché hai inserito quelle frasi? No, perché non stai capendo, no, insomma. No, allora, siccome lei è femminista, ha rimosso dei contenuti da questi giochi che per lei erano offensivi. Cioè, tipo, c'era una tipa che cucinava, magari lei ha detto: no, noi non siamo schiave. C'era una tipa che faceva squat. No, noi non facciamo squat. C'era una tipa che faceva la spesa. Quando mai le donne fanno? Sai come sono le femministe? Comunque, tra cui minigame di flirt e un regolatore per le dimensioni dei seni. Non si mettono in regolazione per le dimensioni dei seni. Cioè su Ark, cioè puoi fare una ed è una cosa assolutamente femminista. Cioè, perché mai del tuo PG potresti dover decidere le dimensioni dei seni? Io non lo so. Gli utenti hanno poi rilanciato sfruttando un essay universitario in cui Rapp analizzava e in parte difendeva il diverso. Hanno pubblicato numeri di telefono personale di impiegati Nintendo come tattica di intimidazione. Allison ha infine contattato la polizia chiedendo protezione per sé e la propria famiglia. Negli ultimi giorni Nintendo ha dichiarato che le polemiche non hanno avuto alcun ruolo nel licenziamento, che sarebbe semplicemente causato da un conflitto con la cultura aziendale Nintendo, cioè un secondo lavoro dell'impiegata. Grazie mille a Michelangelo Freire. Io non ho capito. Questa tizia, siccome scassava la minchia e
per la localizzazione occidentale dei giochi ha fatto togliere delle feature che per molti giocatori sono più che care, ha giustamente suscitato un polverone. I videogiocatori avrebbero voluto impiccarla a un albero di ciliegio e guardarla penzolare mentre il suo corpo frullava. Ora, Nintendo, siccome voleva licenziarla per togliersi dalle beghe questa cosa, ha detto no, ci sono delle piccole incompatibilità nella visione del lavoro tra noi e la signorina Rap. Non è che ci stia sul cazzo anche a noi e ci stia macchiando di merda tutti quanti, però la licenziamo per incompatibilità professionale, al che l'hanno cacciata. E adesso però non hanno fatto mobbing almeno. Non lo so. Come si fa il mobbing a una. Cioè, si mette tipo un neon qua dietro, si fa tutto. Non l'ho capito. Comunque, ragazzi, Nintendo ha licenziato. Io oggi non capisco niente, c'ho una paralisi. Una paralisi cerebrale. Noi ci vediamo alla prossima Nevs, ragazzi. Speriamo che sia un po' più ordinata di questa, perché mi rendo conto che non si è capito assolutamente niente.